Questo era un tempo per uno, possiamo dire che saltare partiva benissimo. No, facciamo... Questa è una grande buffonata, un tempo per uno. Lasciamo perdere. Oggi hanno fatto pareggiare il Cosenza, perché oggi è successo qualcosa di scandaloso. L'espulsione ci sta tutta, poi da quel momento è finita la partita. È normale. Non è scandaloso prendere il pallone in aria e non prendere neanche rigore. Quando il suo giocatore ha preso il pallone l'ha schiaffeggiato. È scandaloso dare un calzotto al numero 5 e non essere buttato fuori? Però voi vedete solo quello che vi parlo. No, ma sull'1-1 un rigore in area di Alessandro. Fine, la gamba tesa fuori dell'aria. Alessandro steso in aria. Il calcio di rigore domenica scorsa fuori dell'aria. Io parlo di oggi, che me ne frega. Andiamo a vedere tutto il passato. Bisogna essere fortunati. Oggi noi non siamo stati fortunati perché 13 contro 10 non si può. Abbiamo portato via un pareggio, buono. Secondo me. Ha giocato un buon primo tempo, ma nella ripresa abbiamo visto poco. Beh, è normale, giochiamo contro una squadra forte che ha il vantaggio numerico e di conseguenza non era facile. Grossi problemi non ce l'hanno creato, perché torno a ripetere, al di là di un gran giro palla, grandi conclusioni non ne ho viste. Mi sembra un traversone all'inizio del secondo tempo che ha attraversato tutta l'area e poi questi due gol che, torno a ripetere, si commentano da soli.